Darwin si rifiutò sempre di considerare l'essere umano una specie addomesticata. Qualche decennio fa questa problematica è stata risollevata nuovamente in letteratura e è stato visto che paragonando ad esempio la nostra specie con quella non di un suo predecessore ma di un suo cugino un po' più antico tipo il Neanderthal, per un esempio, noi messi a paragone dimostriamo numerosi caratteri da specie addomesticate. E allora?